questo affanno si stempera quando poi facciamo delle considerazioni interessanti. La Chiesa, per esempio, di quest'anno, la Chiesa che ha ospitato la Madonna, non è la cattedrale, ma allora, è San Francesco d'Assisi. La cripta che conserva un affresco è la cripta che sta sotto San Francesco, che è la cripta che conserva l'affresco della visita di Urbano II a Matera. Perfetto, il carro ha ripreso la sua marcia, si appresta ad essere assaltato, sta lasciando in questo momento Piazza San Francesco, sentite quanto entusiasmo, sta arrivando in Via del Corso, fra l'entusiasmo generale. Tra pochi secondi il carro sarà assaltato, la folla lo aggredirà, per così dire. Ecco, credo che ecco l'assalto anticipato. Il carro è stato assaltato, non in Piazza Vittorio Veneto, ma all'imbocco di Via del Corso, quindi prima del momento previsto. La difesa non è riuscito a far giungere il carro in Piazza Vittorio Veneto. Guardate cosa sta accadendo in Piazza Vittorio Veneto, con la gente che si riversa, una corsa verso Piazza San Francesco per tentare di raggiungere il carro che è stato distrutto, lo ripetiamo anzitempo, così come invece non vuole la tradizione. Sentiamo la gente che protesta per quello che sta accadendo. Vedete il carro in pochi minuti viene distrutto. Resta ormai pochissimo di questo carro, vediamo le statue che sono state staccate. Guardate che scene, guardate che scene, sono incredibili. La protesta della gente per l'assalto anticipato. Grazia, sento che cerchi di dirmi qualcosa, se sì, ci riesci vai pure. C'è la gente impazzita, è successo di tutto, io ho ricevuto. Faccio, comunque sia, niente, vi volevo dire, la gente grida buffoni, c'è tanta rabbia nei materiali, intanto. Oh, scusa, io sanguinando, scusate. Grazie, purtroppo io non riesco a sentirti perché il rumore che abbiamo proviene dalle nostre spalle, purtroppo non ci consente di ascoltare l'audio, però riusciamo a vedere le immagini, sono immagini davvero incredibili. Il carro trionfale non appena stava abbandonando Piazza San Francesco era all'imbocco di Via del Corso e doveva percorrere poche decine di metri per arrivare in Piazza Vittorio Veneto per essere assaltato, così come vuole la consuetudine, così come vuole la tradizione. Invece così non è stato quest'anno, il carro è stato assaltato anzitempo, è distrutto in pochissimi minuti fra le proteste generali. Vedete, del carro non è rimasto assolutamente più nulla, del carro non è rimasto assolutamente più nulla e ci sono degli attimi di panico anche alle nostre spalle, ci sono attimi di panico anche alle nostre spalle, proprio non riusciamo a restare tranquilli. E purtroppo anche la nostra giornalista ci sembra sia stata ferita. Non sappiamo esattamente quale sia stata la dinamica. Purtroppo la nostra Grazia Tantalo, insomma, assolutamente nulla di grave, semplicemente un graffio purtroppo, non sappiamo come se lo sia procurato, ma immaginiamo che ci siano, insomma, altri episodi di questo genere alle nostre spalle, perché abbiamo visto a un certo punto la folla che è indietreggiata, ci sono stati evidentemente degli scontri o qualcosa del genere fra la difesa, le forze dell'ordine e coloro che invece il carro lo hanno assaltato. Non riusciamo nemmeno a capire quale sia stato il comportamento dei cavalieri, francamente non siamo in grado di poterlo dire. C'è una protesta che è indirizzata innanzitutto nei confronti di coloro che hanno assaltato il carro.